Buongiorno amici dell'Offesh. Oggi con questo splendido mare di scaduta, perfetto per le spigole, andremo a parlare di una pesca che non è propriamente spinning, ma una pesca dedicata a tutti quelli che con un budget limitato e accessibile a tutti vogliono dedicarsi alla pesca di questo predatore. E parliamo appunto della pesca con la bombarda, eccola qui, e con il raglù, che è qui giù, mi scappa sempre. Dopo ve li farò vedere più nello specifico. Questa pesca si fa come lo spinning, quindi dalla spiaggia, dalle scogliere, si lancia e si recupera. Ovviamente non ci darà le stesse sensazioni, infatti i puristi dello spinning non sono, criticano molto questa tecnica. Però la pesca è divertimento, amici miei. Quindi ogni tecnica secondo me è valida se vi permette di stare bene e di divertirvi. E questa a maggior ragione è accessibile a tutti, economica, perché no? Anch'io l'ho fatta e la faccio quando non funzionano le altre esche. Quando recuperate la canna leggermente alta e inclinata da un lato in modo che si abbocca, abbiamo diciamo la canna estesa e possiamo ferrare. Una cosa molto importante è che questa tecnica funziona benissimo quando l'acqua è bassa, quindi è difficile lanciare altri artificiali o comunque l'acqua è parecchio sporca, perché il raglù, avendo un solo amo, riesce comunque a lavorare bene. Tutto parte con la bombarda, che sarebbe non altro che il peso che ci consente di lanciare poi il raglù, che è un'eschina relativamente leggera. Allora, abbiamo diversi tipi di bombarde, ve le faccio vedere. Sono galleggianti, semiaffondanti e affondanti. Ovviamente a seconda poi della dimensione hanno un determinato peso. Quella affondante è quella che si lancia meglio, perché a parità di volume è quella che pesa di più. Però di contro, quando peschiamo su acqua molto bassa, la difficoltà è che tende a scendere e potrebbe far incagliare l'esca. Vi consiglio, per cominciare, quindi togliamo questa la semiaffondante e la galleggiante. Perché la bombarda funziona bene? Perché quando si muove sull'acqua i pesci la percepiscono, capiscono che c'è qualcosa di interessante, vanno a vederlo e trovano dietro il nostro raglù o la nostra schiena. Per questo funziona molto bene. Per poter fare questa pesca abbiamo bisogno di una canna abbastanza lunga, dai 2,40 m fino ai 3 m, perché il finale lungo ci darebbe fastidio nel lancio. Mulinello anch'esso, mulinello da spinning ve lo consiglio. Se non avete il tracciato potete benissimo usare un filo di nylon dello 0,30. Questo filo di nylon 0,30-0,28 lo passate direttamente all'interno della nostra bombarda, che è scorrevole, ci mettete un piccolo gommino e una girella. Io non amo la girella col moschettone, perché preferisco fare il nodo direttamente sulla girella, perché ha una tenuta maggiore. Poi usiamo il finale. Il finale, come vedete, è lungo più o meno un metro e mezzo, un metro, un metro e mezzo, questa è la distanza corretta, e va dallo 0,18 allo 0,30 a seconda della misura dell'esca che andiamo a utilizzare. Per questo preferisco fare il nodo, perché con uno 0,18 il nodo ha una tenuta maggiore di un'asola. Vediamo poi nello specifico l'esca. E ecco il raglù. Vi posso assicurare che con una spesa irrisoria possiamo fare questa pesca. In effetti il raglù lo troviamo dagli 80 centesimi, questi più piccolino, fino a 1,20 euro raglù un pochino più grandi. Comunque in tutto per questa pesca spenderete poco. La bombarda dei 2 euro, 2,50 euro, vi consiglio di prenderne un paio, una galleggiante, una semiaffondante, un pacchettino di girelle. Prendetele buone, mi raccomando. Vi consiglio le tubertini, che comunque vanno bene, hanno un ottimo carico di rottura. E poi quello che ci manca è soltanto il raglù. Anche qui io vi consiglio diverse misure. La misura più piccolina, che è questa qui da 5,5, va benissimo per le occhiate, per le lampughe, per i tombarelli e gli sgombri sulle mangianze, ma anche per le spigole della spiaggia. Però andremo a prendere spigole piccoline che comunque andranno poi rilasciate. E poi ci sono le misure che io adoro. Questa qui è la 10,5, che va benissimo per le spigole e per altri tipi di predatori. E poi ovviamente ci sono i più grandi. Questa qui, se la mettiamo col cavetto d'acciaio, ovviamente ha un ottimo risultato. A proposito, vedete questa qui? Ha la coda curva? Si muoverà male. Quando la comprate, mi raccomando, andate a sceglierle con la coda dritta, non vi fate fregare, perché con la coda curva, soprattutto se sono piccole, si muovono male, si storcono, non nuotano bene. Parliamo dei colori. Qui abbiamo diversi colori. Quelli da me preferiti, come potete vederli, sono il bianco col verdino sopra, il bianco col blu, tutto bianco, e vi posso garantire che è micidiale, e questo bel colorino qui.
che è sostanzialmente un giallo verde quasi trasparente, ma che funziona benissimo. C'è anche il rosa, per le lampughe va bene, per i tornetti pure, ma rimanete su questi colori. Un'altra chicca, un altro consiglio: escono con degli ami di serie, non sono buoni ami, si arrugginiscono. Io me li faccio dare, vedete, il ricambio d'acciaio inossidabile, durano una vita e sono spettacolari. Quindi, per ricapitolare, con una quindicina d'euro riuscite a pescare tranquillamente, senza grossi problemi. L'azione di pesca poi è un po' come quella dello spinning, quindi si cammina, si cercano i punti favorevoli, si lancia e si recupera. Lo svantaggio di questo tipo di tecnica è che, sebbene ovviamente con pochi soldi riusciamo a farlo, non siamo in grado di sondare tutti gli strati dell'acqua e poi andiamo a utilizzare sostanzialmente un solo tipo di esca. Se la mangiano va bene, se non la mangiano ovviamente potremmo avere delle difficoltà. Ci sono diversi tipi di marche: Raglu, Ragot, che è quella che le fa da tutta una vita, è ovviamente quella che funziona meglio. Potete provarle, magari me lo scrivete, mi fate sapere, sarà un piacere fare un video per voi. Ultima chicca: quando lanciate spesso si va a grovigliare il filo sulla bombarda. Dobbiamo evitare questa cosa. Come facciamo? Quando lanciamo blocchiamo il filo proprio appena prima di toccare l'acqua, in modo tale che con la forza inerzia l'esca, che è più leggera della bombarda, andrà dietro e non si incaglierà. Con questo, amici miei, spero di avervi detto tutto. Non se la prendono i puristi dello spinning, perché vi ripeto, questa è una tecnica che funziona. E vi faccio vedere una cosa. Io, che sono un disgraziato, ce l'ho sempre pronta una bombarda. Poi faremo un video dove si parlerà di come fare questa costruzione, perché vi posso garantire che a volte solo il raglù ci fa pescare. Alla prossima!